L'estate è iniziata oramai da qualche settimana, lo vediamo tutti i giorni, molte persone arrivano per frequentare le nostre spiagge e godere dei nostri meravigliosi mari, ma questo significa anche molto più lavoro per gli uomini e le donne della Capitaneria di Porto. Allora vi portiamo noi, insieme a loro, con una giornata con la Guardia Costiera per farvi conoscere il loro mondo. Siamo con il tenente di vascello Pelo. Tenente, in cosa consistono questi controlli in mare da parte degli uomini e delle donne della Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro? Allora, nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, chiaramente è tutto improntato al controllo della sicurezza della balneazione. I controlli si concentrano in particolar modo sul diporto e controlliamo quindi la documentazione di bordo, che può essere l'assicurazione semplicemente, oppure eventuali certificati di sicurezza. E inoltre controlliamo, cosa importantissima, le dotazioni di sicurezza, quindi se sono necessarie i salvagenti, anulario, i giubbottini salvagenti, se sono presenti dei bambini a bordo, che siano anche per i bambini, che siano in numero sufficiente per il numero di persone a bordo. E inoltre queste dotazioni variano, le dotazioni obbligatorie variano in funzione della distanza dalla costa. L'operazione Mare Sicuro si fa tutti gli anni in estate, ma sappiamo perfettamente che la Guardia Costiera pattuglia i nostri mari, fortunatamente, durante tutto l'anno, anche in inverno. In cosa differisce allora quest'operazione estiva rispetto ai controlli, ad esempio, invernali o autunnali? Allora, sì, noi controlliamo le coste tutto l'anno, però chiaramente d'inverno e in autunno la presenza dei diportisti è inferiore e quindi ci concentriamo di più sulla pesca e sull'ambiente. D'estate, per la maggior presenza dei diportisti, ci concentriamo su di loro e sulla loro sicurezza, quindi sulla sicurezza sia dei diportisti che dei bagnanti. Diportisti non solo intesi come fruitori di barche da diporto, ma anche per esempio chi va sul surf, il kitesurf, i pattini. Insomma, cerchiamo di controllare la sicurezza di tutti i bagnanti. Una sicurezza che si estende non solo alle persone, ma anche appunto all'ambiente. Sappiamo che il nostro mare, in particolare quello della costa romana, gode di un ricco ecosistema di biodiversità. Se pensiamo poco più giù, qui a Fiumicino, un po' più avanti, ci sono le secche di Torm Paterno. Cosa fa la Guardia Costiera per tutelare, questa ricchezza e cosa dovrebbero fare i diportisti, ma anche i bagnanti, per aiutarvi in questa missione? Allora, la Guardia Costiera cerca di far rispettare chiaramente tutte quelle regole che servono per la protezione dell'ambiente. Parlavi delle secche di Tor Paterno, quindi un'area marina protetta. Nell'area marina protetta sono vietate alcune attività e sono consentite solo determinate attività che sono comunque disciplinate dal regolamento dell'area marina protetta stessa. Quindi i bagnanti e i diportisti devono attenersi a queste regole. E per il resto le solite regole, diciamo, comportamentali, quindi quelle responsabili di non buttare rifiuti a mare, addirittura soprattutto i diportisti, se in mare trovano dei rifiuti solidi galleggianti, potrebbero raccoglierli e portarli a terra e buttarli negli appositi cestini. Più frequente
frequentemente, verrebbe da dire meno male, chi affolla le spiagge o chi fa giri in barca assiste a delfini che nuotano, che giocano o a nidificazione di tartarughe marine. Cosa fare in questi casi? Allora, in questi casi ricordiamoci che loro si trovano nel loro habitat naturale, quindi cerchiamo innanzitutto, se non notiamo comportamenti anomali, teniamoci a distanza per non disturbarli. Parlo sia per quanto riguarda i cetacei, che comunque per esempio se ci avviciniamo con il rumore delle barche possiamo infastidire i loro sistemi di comunicazione, sia per quanto riguarda le tartarughe che vanno a nidificare, dove avvicinandoci potremmo per esempio spaventarle e mandarle via. Quindi innanzitutto teniamoci a distanza e poi avvisiamo la guardia costiera. Allertare la capitaneria di porto in questi casi si può fare anche tramite un'app che era già in funzione e che è stata in un certo senso modificata appositamente per questo. Esattamente, l'app è Plastic Free GC e consente di effettuare delle fotografie dell'animale avvistato, quindi tartarughe, addirittura squali, balene o cetacei. E la cosa importante è che permette di geolocalizzare direttamente la foto in modo da consentirci di avere la posizione precisa dell'avvistamento.